Chiusura del girone di andata in casa per l'Argentea, che domenica alle 19 riceve la Liomatic Perugia. Periodo non semplice per i biancorossi di Roberto Russo, che continuano a dover far fronte ad un'emergenza infortuni che sembra non finire mai. È infatti questo l'aspetto che maggiormente preoccupa il coach, più delle ultime due sconfitte rimediate da Barzanti e compagni, il 30 dicembre contro Agrigento e il 6 gennaio contro Reggio Calabria. Lucca dovrà fare ancora meno di Diego Banti, che rivedremo solo ad inizio febbraio, ma anche i grifoni di Fabrizi non potranno contare su Ratte e Chiatti. Coach Russo comunque non si dispera. Vero, afferma il coach, il momento è delicato non tanto per le recenti battute di arresto, quanto piuttosto per l'infinita serie di contrattempi fisici che ci portiamo dietro dall'inizio. Ad ogni modo la squadra ha lavorato con buon atteggiamento e la giusta disponibilità a capire le cose da fare nel prossimo match. Abbiamo grande motivazione e voglia di riscatto. Russo inoltre conosce bene la Liomatic e ha un'idea abbastanza chiara del tipo di partita che i suoi si troveranno ad affrontare. Ci siamo già incontrati in precampionato. Perugia è una squadra orgogliosa e motivata nel cercare di raggiungere il proprio obiettivo. Mi aspetto una gara di grande combattività, una battaglia in cui noi vogliamo mettere tutta la nostra energia e motivazione per fare il risultato, ha affermato il coach. Ed è certo che i biancorossi l'energia la troveranno, perché il loro obiettivo è tornare a vincere di fronte al proprio pubblico domani ancora più caloroso.